Io sono un uomo di finanza, ok? Nasco come ingegnere finanziario, dopodiché mi appassiono al mondo delle start-up. Quindi studio finanza, però poi mi approfondisco la conoscenza delle start-up in un paio di master che consiglio a tutti, in Sant'Anna, master in gestione dell'innovazione, e poi col Fulbright Best in Silicon Valley in technology entrepreneurship. E anche lavorativamente parto come ingegnere finanziario, faccio un po' di consulenza strategica per società comunque nel mondo dell'informatica, mi avvicino al mondo delle start-up tecnologiche grazie all'università che è Sant'Anna, dopodiché mi trasferisco in America, dove in California seguo l'apertura di un incubatore che si chiama M31, di cui divento il director in Silicon Valley. Poi torno qua e do una mano a un amico ad aprire un altro incubatore a Roma. Nel frattempo, comunque, le mie passioni sono più o meno coerenti con questo, faccio un po' di cose. Vinco Mind the Bridge, che forse magari qualcuno conosce, con una nostra startup che si occupa di realtà aumentata per usi industriali. Organizziamo feste per startuppari a Milano, se qualcuno è interessato, startup party, e cerchiamo di fare un po' di associazionismo per dare una mano alle startup. Poi alla fine, ovviamente, come dice anche Steve Jobs, you got to find what you love, alla fine comunque questo percorso mi porta a trovare quello che mi piace fare veramente, quindi creo Nuvolab, che è un incubatore, un acceleratore di impresa tecnologico, e insomma, e mi ci trovo bene. Quindi adesso seguiamo diverse start-up e diversi altri clienti istituzionali più o meno grandi, sempre per esplorare questo mondo e nel caso delle start-up per aiutarle ad avvicinarsi agli investitori e quant'altro. Siamo qui per quanto riguarda la parte di funding, per cui sia all'interno del processo, a questo punto, scusate, sono slide tutte in inglese, però non ho avuto tempo di tradurle, e quindi devi tirare sui soldi. E cosa succede? Vabbè, facciamo una piccola overview. Allora, tecnicamente, diciamo, teoria vuole che queste sono le fasi di vita di un'azienda. Quando parti si chiama seed, startup, first stage, second stage, development, expansion e maturity. Con i flussi di cassa, quindi all'inizio non fatturi nulla, hai bisogno di cassa, non c'è nessuno che crede in te, vai dalle 3F, Friends, Family and Fools. Poi vai dai business angel, vai dai VC o business angel, super angel, poi eventualmente ti quoti. Quello che poi non dicono è che comunque ci sono anche sistemi non ortodossi, cioè comunque non lineari, che non fanno leva sui classici, appunto, controparti da manuali, ma possono essere premi di vario tipo. Ieri, no, l'altro ieri è partito il premio Gaetano Marzotto, 450.000 euro a fondo perduto per persone che vogliono innovare in Italia. www.premiogaetanomarzotto.it, comunque poi ne parliamo. Grant, bollenti spiriti, clienti, crowdfunding e così via. Facciamo proprio una carrellata senza correre troppo, ma cerchiamo di guardarli un po' tutti. Allora, inconvenient truth. La verità scomoda è che c'è una valle della morte all'inizio, cioè quando devi proprio fare si chiama tecnicamente il primo miglio, chi ti dà i soldi? Nessuno, e le idee muoiono. Come infatti studi dell'Harvard Business School dimostrano, ci sono comunque diverse, c'è una grossa percentuale di aziende che muore nella culla, proprio perché c'è questa valle della morte, cioè nessuno ti dà i soldi e resti così appeso e chiudi. Ci sono diversi motivi per cui uno fallisce. Okay? C'è studi di Chubby Brain, che comunque ha fatto, in America hanno fatto questo grande database, sui motivi per cui le aziende chiudono, cioè sono l'altra metà del cielo, perché tutti dicono perché è successo, no? Se chiudi, perché chiudi? E le 20 principali ragioni per cui le start-up chiudono non sono tendenzialmente tutte, anzi quasi nessuna, direttamente connessa al run out of cash, quindi illiquidità. Ci sono errori ben più eclatanti che non riguardano assolutamente
la mancanza di cassa, ma ad esempio non aver fatto proprio attività di customer development, quindi non aver cercato il customer feedback per sviluppare il progetto, building a solution looking for a problem, quindi la soluzione che cerca quel problema e non dire qual è il problema da risolvere, quindi partire dal pain del cliente per poi sviluppare la solution, non il right team, team, non hai trovato il team giusto e alla fine non performi, poor marketing, non hai spinto abbastanza, illiquidità 25% della causa di morte, ovviamente ci potevano essere più cause, la somma non da 100, mancanza del business model 25%, eccetera eccetera, il time to market 20%, mancanza di passione e expertise, moltissime sono soft skill che non c'entrano nulla con la finanza. Anche se comunque, ed era quel discorso di euro pro capite investito che dicevamo nella, prima della pausa, e in Italia comunque anche se uno va a vedere gli euro comunque non sono tantissimi. Ora, questo studio di Ver Capital Partners è biased perché si sono basati su dati pubblici dei VC italiani. I VC italiani tendenzialmente, storicamente comunicano poco, per cui è sottostimato. Non è uno, sarà tre pro capite. Facciamo cinque, dai. Comunque, in generale, c'è un forte gruppo, come sempre, un'Europa di primo livello che investe insomma, sui 69 dollari pro capite con Svizzera fino ad arrivare all'Olanda. È un po' biased perché in Svizzera ci sono tutte le biopharma tipo Pfizer, Roche, eccetera, eccetera, e quindi investono molto per una questione strutturale. Però, in generale, noi siamo, come sempre, gli ultimi. Anche se io facessi un'analisi statistica tra, provo a spiegarla in termini umani, il potenziale, l'appetibilità della nazione per investirci, quindi quanto è buona l'Italia per investirci, che sono quei puntini. Noi siamo più o meno a livello dell'Irlanda, ok? Come appetibilità di investire in un'azienda, in Italia. Però la dimensione della barretta è molto bassa. Cioè io, dal punto di vista statistico, mi attenderei una correlazione positiva e quindi più la nazione è appetibile per investirci, più ci investono, e invece in Italia non è così. Ok, quindi Kauffman Foundation dà uno spaccato, se volete una lettura un pochino simpatica, del fatto che si può fare anche senza VC. Non è facile, certamente, ma molti lo fanno e con successo. Per cui, vediamo un attimo, c'è una mappatura. Ci sono tante opzioni per finanziarsi, sia dando equity che dando non equity. Anzi, quello che dà non equity finanzia l'82,5% delle piccole e medie imprese americane. Sono fondi personali, prestiti, borse di studio piuttosto che fondo perduto, prevendite, cioè quindi tu mi paghi in anticipo, io ti produco il bene dopo, no? Preordini, mutui e tante altre cose che ti consentono, incluse le joint venture e il crowdfunding recentemente, che ti consentono di finanziarti senza passare dai business angel o dai VC. Ovviamente restano sempre gli apportatori di cash di fronte di equity, i VC, gli angel, le 3F, oppure corporate venture, e anche se non è il sistema a donazione ma il sistema di investimento tipo Grow VC, anche crowdfunding, quindi comunque soggetti che ti danno i soldi tramite un sito e ti prendono dell'equity. Quindi abbiamo una shortlist. Abbiamo una shortlist che ci dice che ci sono tanti soggetti diversi, non solo VC e business angel, che ci possono dare i soldi. Cominciamo dall'inizio, i founders e i loro conti correnti piuttosto che i clienti. Cash flow è king, no? Tant'è vero che spesso e volentieri si dice io non mi interessa il fatturato, mi interessa il cash flow. Tu puoi aver messo 500.000 fatture, non ti hanno ancora pagato nessuno e fallisci miseramente. Per cui, cash is king. Cash is king, per cui bisogna controllarlo molto bene. Controllarlo molto bene fin dall'inizio, cercando di limitare molto le spese. Dove investirlo? Su una startup high tech, non lesinare sul team, ovviamente.
gli americani dicono pay nuts, you will have monkeys, cioè paga noccioline, avrai scimmie. Per cui se paghi poco, quel che metti trovi, per cui spesso e volentieri per trovare persone di qualità devi pagarle. Quindi se uno proprio deve cercare di spendere un euro in più sul team. Prodotto e usability, a proposito di user interface eccetera, perché il prodotto poi è tutto, e buoni avvocati, perché soprattutto all'inizio cercare di scudarsi bene cambia radicalmente qualunque altra cosa. Farsi una bellissima startup e poi aver dato via tutto l'equity, aver messo degli earnout, delle cose un po' particolari nella term sheet o negli accordi dei parasociali, poi ti può portare a fare un'azienda stupenda e i soldi se li prendono gli altri. Dove non buttare via i soldi? In questi team grandissimi di manager, marketing, advertising, perché tanto all'inizio devi beta testare, è inutile spingere un prodotto che è in beta, grandi progetti outsourcing, bonus, incentivi di vario tipo. Gli errori più comuni nella gestione della cassa sono assumere troppe persone rispetto al previsto, assumere le persone sbagliate, molto peggio, fare troppe cose e disperdersi, invece all'inizio devi essere laser focus, faccio quello, poi dopo amplio, non posso fare di tutto di più, andare troppo su cose di lusso, per cui spendere e espandere invece che essere spartani, essere troppo orientato al lungo periodo, invece bisogna pensare alla cassa domani. Quindi pensare di gestire bene le proprie finanze ottimizzando i flussi di cassa generati dal business, quindi autofinanziando o in termini tecnici si dice bootstrappando, aiuta a far crescere l'azienda basandosi sui cash flow e sui fondi personali senza rivolgersi altrove. Ovviamente devi avere del cash flow, perché sennò se sei a zero. Quindi, ok, il pro del bootstrapping è che tendenzialmente le aziende che bootstrappano spendono i soldi in modo molto più efficiente di quelle che invece si fanno finanziare milioni e milioni di euro, perché sono soldi tuoi, per cui ci mancherebbe che non sia attento. E ovviamente il fatto di essere estremamente attenti a quello che succede sui clienti, perché se il cliente non ti compra, tu non hai il cash e non riesci ad andare avanti, ti rende molto più efficiente nel recepire i feedback dal mercato e adattare il tuo prodotto rispetto ad avere le forze vendite pagate all'esterno che poi ti riportano con ritardo. Ovviamente la parte negativa è che sei limitato dal fatto che hai pochi soldi, per cui cresci più lentamente e ovviamente se c'è qualcuno che fa un po' business simile, si pompa in modo incredibile perché prende un round di finanziamento, ti scavalca e perdi il treno. Questo è più per aziende più old style, che hanno garanzie, che per le aziende, nel caso l'ultimo punto è l'agro company, la banca non la vedono. Importante il discorso del, al di là di spremere i propri di soldi, avere soldi dai clienti, cioè un soldo dato dal cliente. Se io devo fare cosiddetto cherry picking delle fonti di finanziamento, cioè partire dalla fonte di finanziamento migliore in assoluto per una startup per arrivare alla peggiore, la migliore è il cliente. Perché il cliente, quando ti compra il prodotto, ti dà soldi, ti sta validando il business model, ti sta validando il prodotto e ti dà delle metriche che poi ti abilita a fare tante altre cose. Quindi se io devo scegliere un euro da chi prenderlo, se posso scegliere, cliente sempre. Perché mi smarca tante altre opzioni per il futuro. Ovviamente, quindi cash flow, il migliore, il più importante, viene dai clienti, non dagli investitori. In questo caso, appunto, ti dà poi credibilità sugli investor, al di là di poi darti più potere, più crescita e quant'altro, e ti dà esperienza, perché tu, vendendo al cliente, il cliente più ti compra, più tu acquisisci esperienza di quello che vuole, quindi maturi anche tu come manager. Oltre che Rezzo Effect, quindi ti migliori i processi per riuscire a efficientare ulteriormente il processo di vendita. Se qualcuno è interessato, su SlideShare si trova The Bootstrapper's Bible, che è essenzialmente la Bibbia del bootstrapparo. Vi ho estratto una slide che essenzialmente dice quando fare bootstrapping, quando andare dal VC, eccetera, eccetera. E quindi dice, se tu hai bisogno
di poco capitale per andare a pareggio e il tuo business è poco scalabile o molto scalabile, tu puoi scegliere diverse strade. Allora, solitamente tu parti dicendo ho bisogno di poco capitale, nel caso delle app, cioè non hai bisogno di milioni, il mio business tendenzialmente è molto scalabile, perché se no non sarebbero app, sarebbe la pizza nella via. Allora, se ci sono forti barriere all'ingresso, io bootstrappo. Perché? Perché posso prendermela con calma. Perché prima che qualcun altro arrivi a fare quello che faccio io, non ha da passare sotto i ponti. Quindi posso bootstrappare, crescere lentamente, tanto non viene nessuno a rompermi le scatole. Diversamente, come invece è il caso delle app, se ci sono basse barriere all'entrata, banalmente mi fanno il reverse engineering sulla app e domani sono fuori con l'app identica alla mia, è meglio poi spostarsi su qualcuno che ti dia i soldi per scalare più velocemente degli altri. Quindi questo, diciamo, vi dà una mappatura poi su, diciamo, la categoria delle app. Vabbè, questo ve lo risparmio, anche perché poi siamo stretti coi tempi. Essenzialmente, avere soldi, chi ha soldi ha meno fiato sul collo e quindi ha una posizione negoziale più forte quando va a fare fundraising. Se tu arrivi che non hai manco un euro in banca, e si capisce, e dici finanziami, perché se no domani non ho più soldi e chiudo, ovviamente io che ti finanzio ti dico sì, mi dai tutta l'azienda, tieni un euro. Quindi il bootstrapping è avere già una mentalità in cui appunto in tempi di guerra ti prepari per la pace e in tempi di pace ti prepari per la guerra. Diciamo, finché la passi bene devi andare a cercare soldi finché te la passi bene, non quando te la passi male. Quando te la passi male è finito. Friends, Family and Fool, Business Angel, VC, li avete visti. Per cui, tipi di VC privati che possono essere appunto fondi, corporate venture di aziende, piuttosto che accademici, governativi, angel o 3F, piccola annotazione. Sulle Friends, Family and Fool, l'unico piccolo problema è che i soldi te li dà l'amico, la ragazza, il fratello. Se glieli smeni, se glieli bruci, corri il rischio di compromettere il rapporto interpersonale. Cioè, se tu diciamo, mandi a carte 48 l'investimento di 50.000 euro del tuo migliore amico, magari domani non è più un migliore amico. Quella è una piccola interferenza. Ok, su questo non, essenzialmente come fanno i soldi gli angel, esattamente come i VC, investono poco cercando di valutazioni relativamente basse per poi avere un ritorno target medio, insomma qui in Italia cercano il 50% di IRR, però poi negoziabile. Vediamo un po'. Storicamente questi sono i ritorni medi degli angel americani, se uno vuole vederli, insomma, quindi quanto guadagnano gli angel in America. In Italia è tutt'altra storia perché non ci sono le exit, ma in America tu vedi che, normalmente, a parte il fatto che c'è circa il 50% che ci rimette i soldi, cioè fa una exit, tra virgolette, nell'arco di 3 anni, lasciandoci giù, cioè tornando indietro meno di quello che ci aveva messo. Circa il 30% rientra da 1 a 5 volte quello che ha messo in 3.3, multipli 5-10 per, ce li hai circa sull'8% in circa 4.6 anni, in 4.9 da 10-30, e poi alcuni punti percentuali più fortunati, Google o Instagram, ecco, mettiamoli così, fanno più del 30 per. Questi colori sono, allora, questa è essenzialmente la rete IBAN, okay, che ti dice su quale regioni sono attive, quelle in giallo vuol dire che ci sono degli angel network attivi e quelle non in giallo no, e hai già capito, ecco, però non tutti sono associati a IBAN, cioè uno, gli angel per definizione sono soggetti privati, che mica te la vengono a raccontare a IBAN che stanno investendo in startup, per cui diciamo ci sono mappati 200 angel in tutta Italia, cioè metti via. Se uno vuole avere una lista abbastanza, non esaustiva, indicativa, Italian Angel for Growth, primo, non l'ho messo, mi sono dimenticato, il club degli investitori, che sono piemontesi, secondo, Tomorrow Venture Club, Go Beyond, pari merito, Neon Club, che insomma è di Serino Piol, in fondo. Questi sono poi i nomi degli angel organizzati, per cui hanno un sito web e li riesce ad aggiungere.
oltre che IBAN come network, e c'è proprio la lista, c'è un elenco, cioè non telefonico, ma ci sono tutti i nomi. Se vai su Italian Angels for Grow, italianangels.net, c'è la lista con nomi e cognomi e profilo LinkedIn. Lo contatti via LinkedIn, sai che è un angel, magari dici scusa, ma questa idea potrebbe essere interessante, che mi aiuti a presentarla, eccetera. Ricordiamo tra l'altro che Italian Angels for Grow ha messo la submission fee di 50 euro via web il mese scorso, dovuto al fatto che hanno aperto le gabbie dello zoo, per cui essendoci un sacco di disoccupati, che si definiscono start-upari, sono stati sommersi in una valanga di business plan, per cui per mettere un filtro hanno detto, vabbè, se proprio devi mandarlo però ci paghi, ed è sceso drammaticamente l'entropia, l'hanno fatto per autodifesa. Però in generale, invece, se tu vieni introdotto da un angel non devi neanche pagare la fee, per cui c'è l'elenco degli angel, in qualche modo trovi il modo di connetterti, sui social network sono ovunque, idem IBAN, su IBAN c'è l'elenco dei soci, IBAN.it, se ricordo bene, vai, guardi, tra l'altro potresti trovare anche uno che è pugliese, che ne sai. VC, molto velocemente, abbiamo visto che l'1-2% alla fine ce la fa, alcuni nomi, esempi, eccetera, non sono tutti, ci mancherebbe, li avete visti anche nelle altre presentazioni, sono 360, ma anche Early Bird, cavolo, gli amici di Early Bird, che sono tedeschi, sono sbarcati in Italia. Per la Puglia segnalo in particolar modo Vertis, SGR, Principia SGR, che avendo vincoli territoriali per il Sud, fondi mezzogiorno, devono forzatamente investire al Sud, per cui essere al Sud è un motivo di un plus. Principia è Vertis, e Dpixel è advisor di Principia, così chiudiamo il cerchio. Crowdfunding come strumento, non mi dilungo, esempi di piattaforme, N, le italiane, siamo soci per quanto riguarda startup, siamo soci.it, Eppela nel caso di crowdfunding donazione. Okay? Comunque anche siamo soci, non ho ancora introdotto la fee equity, per cui tanto per darvi una metrica, Kickstarter è arrivato ad aver finanziato, tirato su 125 milioni di euro, di dollari, su più di 15.000 progetti. Okay? Per cui comunque il crowdfunding cresce. Visto il decreto che abbiamo visto, potrebbe essere così anche in Italia, a breve si spera. E là ci sono un altro po' di nomi, diciamo, di player, di soggetti, non è che sono tutti, però alcuni. Poi, community, la più diffusa è AngelList, angel.co.us, mi sembra, angel.co, che è AngelList, che è la più grande mailing list di business angel al mondo, chiamiamola così, via. Gust, che è l'ex Angelsoft, Gust.com, che anche là è una vetrina in cui tu carichi il tuo progetto e se può interessare a qualcuno te lo finanzia. Ovviamente l'investitore di Miami che vede il deal pugliese sulla piattaforma, a meno che non abbia origini pugliesi, forse ci sono meno possibilità. Però comunque frequentare certi tipi di network, startup business, indigene digitali, Italian startup scene, follow up, eccetera, eccetera, può aiutare ad avere connessioni. Seed Accelerator Program. Seed Accelerator Program cosa fanno? E questo può essere molto interessante anche qui. Essenzialmente ti danno un seed, gettone da 30.000 euro. Prendono piccoli team, con background tecnico, difficile che prendano il background non tecnico, perché deve essere uno smanettone che sta là verticale sul prodotto. Vengono supportati per un periodo di tempo che solitamente è tra i 3 e i 6 mesi, ti accelerano, ti danno business advice, product advice, lo fai così, vendilo cos'ha, c'ho l'amico in Google che è, ecco. Ti danno una serie di contatti, networking program e advisor. Eventualmente, ma non tutti, ti danno anche gli spazi, gli uffici, e poi alla fine del percorso di accelerazione tu sei pronto a presentare, ti fanno il demo day e tu fai il pitch di fronte a una platea di investor radunati apposta dal Seed Accelerator Program. Perché lo fanno? Una survey di
Cambridge, MBA di Cambridge Christensen, ha fatto una survey appunto su tutti i partecipanti a questi programmi. Perché gli start-uppari, quali sono i driver di scelta degli start-uppari? Di sicuro non è avere i 30K, non mi cambia nulla, 30K li posso trovare. Io partecipo al Seed Accelerator Program per avere supporto sul prodotto, supporto di business, perché il tuo brand come Seed Accelerator Program è sinonimo di qualità, per cui riuscire ad accedere mi apre delle porte che altrimenti non avrei, ma soprattutto per il follow-on, ovvero perché fare il Seed Acceleration da te mi consente poi di fare il round a 1 milione, che altrimenti non mi si filerebbe nessuno. Ed è quella, diciamo, la molla che ti fa propendere per andare a fare un Seed Accelerator Program. Allora, all'estero è pieno pieno così di Seed Acceleration Program. Ricordiamo Y Combinator, US, Silicon Valley, con Paul Graham, web, mobile e basta. Seed Camp è in Europa, Techstar, diciamo, è molto in giro, poi è una rete, per cui sono anche comunque anche in Europa. E in Italia il primo Seed Accelerator Program organizzato da TT Venture, TT Seed, Vertis, si chiama SeedLab, esiste, seedlab.it. Entri con un'idea, esci con un'impresa che ti aiuta, insomma, ti accelerano. La loro value proposition è: ti diamo un grant di 30.000 euro, quindi è una borsa di studio, non ti diamo i soldi, ci dai il Matteo Faggin, mi perdonerà se non mi ricordo, Teo, ci dai il 10% dell'equity e poi però ti aumentano drammaticamente le possibilità di fare il follow-on. Oltre a questo, ci sono ovviamente gli incubatori, esempi appunto incubatori privati, perché poi quelli pubblici universitari, penso che ogni università abbia il suo TTO, Technology Transfer Office, in Italia appunto c'è Itchfarm, M31, The Net Value di Mario Mariani e Lexio di Tiscali, in Sardegna, Enlabs a Roma, Digital Magics a Milano. Ahimè, per ora non c'è nessun incubatore, senso stretto del termine, privato, in Puglia. Però sta aprendo Hub Bari alla Fiera del Levante, che quantomeno gli spazi fisici gli dà, e anche un certo tipo di network, più nell'area sociale, più che high-tech, però insomma, habbari.net. Ci sono comunque i fondi pubblici, fondo perduto e quant'altro. Non tutti forse sanno che esistono due aggregatori di database, di bandi, che sono fasi.biz e sportelloagevolazioni.it. Cioè, facendo le query su questi due portali. Poi qua ho messo anche esempi di camere di commercio, insomma, più delle aree dove abbiamo la sede noi, però in generale questi aggregatori ti consentono di vedere tutti i bandi che escono facendo le query apposite, mi sembra si paghi 50 euro l'anno e tu puoi fare le query e vederti tutti i bandi che escono su qualunque tipo di regione, industry e vincolo di vario tipo. Oltre che le camere di commercio territoriali, piuttosto che le finanziarie regionali, eccetera, eccetera. Inoltre, non dimentichiamo che ci sono premi. Ora, io sono contrario a sembrare quasi che, insomma, ci sia un concorso o una lotteria, però ci sono enti, diciamo, benefici di vario tipo, organizzazioni, fondazioni di vario tipo, che per sostenere l'imprenditorialità selezionano i business plan per poi finanziarli. Allora, vi dicevo, premio Gaetano Marzotto, quello a sinistra, che è partito e chiude il bando 30 giugno 2012, quello nuovo. Per quanto riguarda premi, diciamo, in denaro, 250.000 il primo, 100.000 il secondo e l'equivalente di 100.000 per partecipare come grant per borsa, diciamo, Seed Accelerator Program, SeedLab, una borsa Itchfarm e una borsa M31. Poi Startup Weekend, quindi cos'è Startup Weekend?
magari ve lo faccio vedere. Essenzialmente è un evento spot in cui si trovano un centinaio di persone sotto, diciamo, il cappello della Kauffman Foundation, perché Startup Weekend è della Kauffman, è patrocinato da Kauffman, e in un weekend creano un'app, un portale web, eccetera, poi partono e li aiutano a crescere. Mind the Bridge è questa fondazione americana, diciamo, dell'amico Marco Marinucci e Alberto Netti, che fanno da ponte, appunto, bridge tra l'Italia e la Silicon Valley. E ti aiutano a, ovviamente, mandi il business plan in inglese, lo selezionano. Tra l'altro sono aperte le iscrizioni anche per Mind the Bridge per il prossimo anno, cioè l'anno che viene, e ti aiutano a presentare in Silicon Valley, ti danno una certa visibilità, network, eccetera, eccetera. Startup Initiative d'Intesa è legato a Banca Intesa ed è sempre un'attività di, se vogliamo, business plan competition, pitching event, eccetera, eccetera. Win Business Factor, dell'omonima azienda telecomunicazioni, è una palestra, diciamo, per aspiranti startup in area mobile web. Working Capital di Telecom, idem. Da quest'anno è diventato un Seed Accelerator Program, perché Telecom ha messo 2,5 milioni sul piatto ogni anno per investire nelle startup supportate dal loro programma. Italia Camp del governo italiano, sotto patrocinio, insomma, il governo italiano, è tendenzialmente da network. StartCap è il premio nazionale dell'innovazione, è il premio nazionale di tutte, diciamo, le realtà universitarie che poi fanno trasferimento tecnologico e poi culmina con un evento finale nazionale in cui vieni premiato e hai visibilità. Diciamo, in generale, un po' di così, trucchetti, insomma, un po' di, diciamo, buon senso. Networking. Queste persone dovete andarle a conoscere. Perché? Perché avere la relazione ti apre le porte. Essere uno dei 1000 che invia il business plan via email, no. Per cui essere, insomma, insistenti fino a un certo punto, cortese, professionale, eccetera, eccetera, imparare da ogni rifiuto a migliorarsi, stimolo per migliorare il pitch, il prodotto, eccetera, eccetera, e poi ovviamente consiglio di dire, insomma, cercare di non, cioè, alla fine accettare per partire, no? Per quel discorso che diciamo l'altra volta, meglio essere percentuale di qualcosa che 100% di nulla, quindi alla fine comunque l'importante è partire e farsi poi esperienza. Cosa cerca un investitore di diverso tipo, fosse anche l'amico, o tendenzialmente Team Technology Traction? Quindi ognuna di queste può essere valutata, no? Exceptional, good o mediocre, tendenzialmente il team pesa molto di più, però sei, e ripeto, è il team prodotto mercato, Team Technology Traction, però i discorsi sono sempre quelli. L'attività di fundraising è comunque un'attività che bisogna fare in modo strategico, esattamente come cercare un lavoro è un lavoro, cioè ti devi mettere full time e devi cercare lavoro, cercare fondi è un lavoro, ti devi mettere full time e ti fai una short list di tutti gli investitori che hanno fondi per investire, sono del giusto taglio, stage geografico, fase, eccetera. Hanno un portafoglio rilevante e coerente con te, quindi vai sul sito web del VC, vedi su chi ha investito e magari se è necessario ha senso, se no no. Ovviamente non ha nel portafoglio tuoi competitor, perché se no gli dai il business plan, glielo regali. Allora, insomma, te la vai a cercare. E ovviamente, nel limite del possibile, nell'Italia ovviamente uno non è che si fa troppi scrupoli, che abbia anche un buon track record, perché l'investor che entra ti aiuta poi anche nella exit. Per cui se ha una grossa storia di exit ti aiuterà anche molto di più a monetizzare poi anche la tua startup. Andare tipo cecchino piuttosto che con la mitraglietta, cioè pochi, in giapponese si direbbe ketsuke no kubi, quindi un colpo un centro, la prendi e miri. E quindi stesso processo anche per gli angel, no, e non solo per i VC, anche se un pochino più difficili perché non hanno il sito web tutti gli angel. Per finire sui loro radar ci sono, insomma, tanti modi, per esempio analizzare le aziende che hanno in portafoglio e vedere magari tramite LinkedIn se hai qualche contatto primo o secondo livello, farti fare l'introduzione, farti presentare, entrare in contatto con network, advisor, eccetera, che ti possono mettere in contatto,
vedere un po' tramite, insomma, anche blog, cioè tu gli rispondi a Barberis, che su Italian Startup Scene scrive, lui dice, ah cavolo, interessante, lui ha Nana Bianca a Firenze, comunque è il fondatore di Dada, magari qualche cosa succede. Andare agli eventi, alle conferenze, uno per tutti, insomma, segnalo, Startup Party, che è quello che facciamo noi a Milano, prossimo sarà a maggio, andate a guardare il sito quando uscirà la data, non posso rivelarlo, se no gli altri ragazzi mi spezzano, però solitamente vengono 500-600 startup pari, buona parte, l'ultima volta è venuto a Wired, Corriere della Sera e Repubblica, ha fatto tutti i servizi su tutti gli startup pari e tutti gli investor, cioè il nostro DJ è un VC, il nostro buttafuori è il deal flow manager di Yag e compagnia correndo, siamo tutti amici alla fine. Vabbè. E ovviamente poi fare investimenti in PR, relazioni, perché comunque creano contatti. In conclusione, anche in questo caso, ripeto, è Pedita Juvent, non siete soli, cioè ci sono community, ci sono incubatori, ci sono business play competition, ci sono realtà insomma, che aiutano ad accelerare il tutto e quindi si ritorna alla stessa conclusione dell'altra parte, ovvero l'ecosistema è piccolo, ma c'è, sta crescendo bene e quindi ora non avete più alibi, poi queste slide penso che finiranno online, per cui magari appunto avrete anche modo di guardarle con più calma e poi informarvi.